Acquista titoli digitali a prezzi scontati su Instant Gaming utilizzando il link in descrizione. E buona visione! Urshifu. Ciao Urshifu. Ti devo chiedere scusa. Ho commesso un grosso sbaglio su di te, Urshifu. Cioè, grosso, eh? Non è che sei sto gran fenomeno, però... Però mi sono sbagliato. E io sono solito, quando dico delle cagate, fare retromarcia. Penso sia dimostrazione di intelligenza. Quindi, Urshifu, io ti volevo chiedere scusa. E se anzi venerdì sera non hai impegni, ti vorrei anche quasi portare a cena fuori per scusarmi. Ero sicuro che un Dazinglim ti avrebbe potuto tagliare dai giochi, e di fatto lo fa, Urshifu, non ti dare troppe aria. Togliti quel sorrisino, va bene? Perché Dazinglim effettivamente ti tira giù. Però c'è meno Dazinglim, e vedo che sei piuttosto utilizzato rispetto al tuo cugino, il Lotta Acqua. Quindi oggi ho deciso di dedicarti una puntata di Tech, Urshifu, dove io faccio mea culpa e parlo di te. E propongo ben 3 set per utilizzarti. Va bene, Urshifu? Torniamo amici? Dai, grazie. Benvenuti in questa puntata di Pokémon Tech su, appunto, abbiamo detto, Urshifu Single Strike. Prima di cominciare, mi raccomando, lasciate mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un bel commento. Voglio però, prima di parlare di Urshifu, 2 cose dirvi, di cui una è un complimento che vi faccio. Avete presente il video quello, Unpopular Opinion su Pokémon Unite? Ecco, io lì mi sentivo di dire la mia opinione, come di fatto ho detto nel video, e temevo che ci fosse poi una shitstorm di dislike, di persone che non la pensa come me, e invece io devo essere veramente onesto e dirvi che sono felicissimo, perché è stato il video con più commenti nella storia del canale, ok? E che ha avuto moltissimi commenti di persone che erano d'accordo con me, ma anche tanti di persone che non erano d'accordo con me. Ma nonostante questo, il numero di dislike, il rapporto dislike barra opinioni diverse dalla mia, è veramente basso. Questo va a certificare che siete veramente noi della community nostra, persone mature. Complimenti, bravi, vi volevo fare un applauso, perché è veramente difficile oggi nel 2020, e questa è una amara verità, vedere che persone riescono ad esprimere la propria opinione diversa in maniera educata sotto a un video su internet, senza dover scadere nel "ah, non la pensa come te, dislike", ok? Quindi complimenti, vi volevo veramente fare i miei complimenti. Bravi, bravi, bravi. Detto questo, altra marchettata, ma insomma, questa non era marchettata, questo era veramente un complimento che mi sentivo di cuore di farvi. Vi ricordo che domani, ragazzi, domani, ore 21:59, domani finiscono, chiudono, caput, le iscrizioni per il Battle Dome 3, quindi spicciatevi, ragazzi. Al costo di 10€, rischiate di vincerne 800€ di montepremi, fino alla top 16, di fare esperienza, di divertirvi in una maniera peraltro molto comoda. Ma pardon, io sono sotto esame. Lo capisco, priorità allo studio, ci mancherebbe altro. Però potete tranquillamente fare anche Battle Dome, perché giocate una volta ogni 48 ore, vi gestite voi il turno con il vostro avversario, non è l'organizzazione che vi impone delle fasce orarie, quindi pensateci, pensateci, si può giocare, come abbiamo detto, in rental team, quindi è veramente anche proprio user-friendly come format, vi divertite, vi allenate e rischiate di vincere desordi. Fate Vobis, il link lo trovate sempre qua sotto in descrizione. Ma adesso partiamo davvero a parlare di questo Urshifu, che io ritorno a dire non mi aspettavo potesse essere così giocato. Ora, aperta parentesi su Urshifu. Secondo me molte persone stanno un po' forzando la mano, cioè lo stanno un po' mettendo nel team e continuando ad utilizzarlo, e per donargli anche qualche performance un po' bruttina, per insistere, per vedere se effettivamente è un Pokémon giocabile. E questa è una cosa che è solitamente normale, assolutamente, quando ci sono delle novità, anche se competitivamente non sono il top, vedremo, non è assolutamente male come Pokémon, per l'amor del cielo, però non sarà indubbiamente top tier, lo vedremo, perché lotta buio. Io ho sempre detto, mettiamolo da parte, l'ho anche proprio bullizzato, perché da Dazinglim di un Togekiss iscritto viene giù praticamente il Dynamax, se non si ha Assault Vest, e invece viene giocato perché complice una inspiegabile sparizione un attimino di Togekiss,
sparizione è un parolone, Togliatti è sempre top tier, però ce ne gira un po' meno, ma perché stanno girando un po' più veleno, un pochino più elettrici, Pinkurcin, Raichu, Alola, Dragalge tanto, Slowbro, Galar, Terrakion, insomma, quindi Togliatti è un pochino tornato indietro, e quindi complice poi anche, come abbiamo detto, il fatto della voglia della gente di provare Urshifu a tutti i costi, perché poi è figo, critta sempre, buca le protect, e nonché lotta buio è una bellissima combinazione. Adesso in questo meta, se non ci fossero folletti, sarebbe meraviglioso, offensivamente parlando è oggettivamente bella, perché c'è i due trick room set, sono Dusclops e adesso P2, Porygon 2, e ambedue hanno debolezze a Urshifu, uno di lotta, uno di buio. Quello effettivamente sì. Le stat sono le stesse dell'altro Urshifu, di quello lotta acqua, che io ribadisco, ci tengo ancora una volta a fare mia colpa, mi aspettavo fosse un po' più giocato di questo, invece è più giocato questo. E qui abbiamo Wicked Blow, cioè invece di avere i tre colpi da 25 che crittano ognuno, abbiamo una mossa da 80 che critta, quindi una mossa da 120, che non è male quando soprattutto il crit ti fa ignorare il drop in attacco. Io vi propongo set Life Orb con Close Combat per poter fare male, perché magari Helping Hand, Close Combat, Life Orb, tirate giù Porygon 2, con Helping Hand, Wicked Blow, Life Orb, fate malissimo a Dusclops, e se non è quello Relaxed o Bold 252 investito in difesa, lo tirate giù. E poi come terza opzione su questo set Life Orb mi ci piace particolarmente il Sucker Punch, che è una priority stabbata da 70 che ai vari Dragapult o comunque ai Dynamax anche normalmente efficaci il suo bel danno lo fa. E V-Spread, io per questo set, ragazzi, non è che secondo me non è che c'è da andare troppo per il calcolatore danni, quantomeno all'inizio quando si scende in campo e si testa 252 attacco, 252 speed. Vi dico, potreste anche farlo Adamant, però stareste sotto, se, come potete vedere, a tanta roba tipo Duraludon che arriva a 150 e passa, Excadrill, eccetera eccetera, e quindi io onestamente così mi piace di più, perché effettivamente dovete essere più veloci, al ping end, bomba, botta, e spesso e volentieri fate la kill richiesta. Ribadisco, e su questo però non torno indietro perché è un dato di fatto, occhio ai folletti, occhio a Togekiss, che è il nemico naturale incredibile di questo Pokémon, sia per Dazzlinglim, sia per Ice Slash, sia per il Redirectoring, perché si becca addosso una mossa lotta che regge 4 per, una mossa buio che regge 2 per, quindi se giocate questo Urshifu mettetelo in un team che devasta Togekiss, quindi Venusaur, Torkoal, dipende dall'archetipo, può stare in molti archetipi, ma può stare anche in nessun archetipo se siete deboli a Togekiss, quindi questo lo dovete valutare voi. Secondo set, appunto, andiamo a ancora di più implementare i danni, potrebbe essere giocato con Choice Band. A questo punto Wicked Blow, Choice Band che critta, più Helping Hand, shot ad Dusclops, siete abbastanza tranquilli, e U-Turn non è male su un set Choice. Inoltre potreste Dynamaxare, sparare Max Flutterby, però vabbè, non è che mi fa proprio impazzire. Abbiamo anche nell'arco delle sue mosse Aerial Ace, Area Assalto, che ci permette di poter sparare Max Ice Beam quando andrete a Dynamaxare, ma è una mossa che io su questo Urshifu ve la proporrò nel terzo set, che è un set più da Dynamax. Anche il primo potrebbe essere un set da Dynamax, però Life Orb e Sucker Punch secondo me vanno particolarmente di pari passo, anche se appunto magari vedete voi, io non gioco mai Sucker Punch, sparo sempre Wicked Blow, e allora qui ci mettete Aerial Ace e fate il vostro set Dynamax con l'Aerial Ace. Ma tornando un attimo a Choice Band, cambiano determinati roll, cambiano determinati KO, e potreste sorprendere il vostro avversario. Se poi leadate male, perché per l'appunto l'avversario leada di Togekiss, fate U-Turn, ve ne andate e rigirate. U-Turn sul set Choice Band, in generale U-Turn, Volswitch calzano bene sui set da Choice Item, Specs, Scarf, Choice Band, e quindi dato che la prende, why not? Anche perché potreste fare un gran bel danno a tutti questi indidi che ci sono e riposizionarvi mentre loro magari fanno follow me più mossa, follow me più distorto zona. Pensateci. Terzo set, quello a V,
chiaramente, essendo deboli a Fairy dal punto di vista speciale, ma anche fisico, per l'amor del cielo, però girano più speciali, a parte il playero di Azumarill, che adesso c'è nel meta, quindi occhio, e a Mimikyu, girano più speciali, l'Assault Vest vi potrebbe un gocciolino salvicchiare la vita. Prima di andare a vedere le mosse, dove io vi ho messo in questo set AV Iron Head e Aerial Ace, perché questo è da Dynamaxare, quindi sparate una Max Knuckle, se decidete di farlo Gigantamax, la... mossa peculiare, altrimenti Max Darkness, se lo fate Dynamax attenzione, forse potrebbe essere meglio Dynamax. Aerial Ace per fare Max Airstream e Iron Head per fare la Steel Spike e boostarvi la difesa. Prima di andare a vedere poi quale altre mosse possano essere utili su questo Pokémon, parliamo un attimo della spread. Allora qui sempre Jolly, 152 per superare Duraludon, che attenzione sarà un Pokémon che tornerà, questa ve la faccio come prediction. E anche qua questa spread cosa regge? Niente, è per farvi capire, la spread la dovete fare voi, per capire appunto quale cose vi bucano il team, magari reagire con uno Shifu Assault Vest, che potrebbe essere proprio quello di cui avete bisogno, ma è per farvi capire che in un set AV io gli darei comunque un po' più PS, perché l'ho andato a Dynamaxare e va a 400, ecco, giocarmi un set AV così mi farebbe onestamente schifo. Quindi io gli ho dato per esempio 196 per farla arrivare a 200, mentalmente si supera la soglia psicologica dei 400 PS da Dynamax barra Gigantamax, si dà comunque un investimentino in attacco, ma potreste anche sacrificare un po' l'attacco sull'altare di una statistica base molto alta per magari andare a boostare la difesa speciale, che ricordo da Assault Vest vi va a far maturare un interesse maggiore, qualora no, volessimo fare un parallelismo finanziario con l'Assault Vest, che vi dà un 1,5 in Assault Vest, quindi più date in difesa speciale, più non solo avete, ma avete un 1,5 ancora maggiore in più, non so se mi spiego, in virtù del boost dell'oggetto. Qui mosse, abbiamo detto, la Steel ce la metterei, anche perché siete deboli a Fairy e su quello che volete Dynamaxare ce la metterei. Perché non la metterei qua? Perché se non lo Dynamaxate comunque Iron Head fa il giusto, cioè dovreste beccare il Fairy che è Bulkless e che non Dynamaxa, per carità, ci può stare anche qua. Sul Choice Band, per carità, ci può stare anche qua, però per... migliori opzioni forse preferirei U-Turn, Sucker Punch, Wicked Blow e Close Combat, perché la mossa lotta da 120 non ci si può rinunciare, Wicked Blow che crit è buona, la Priority Choice Band è altrettanto buona, U-Turn per cambiare, avendo voi una tipologia molto particolare che se li date contro un tipo folletto vi ci vuole, secondo me è meglio di Iron Head, però anche qui dipende dal vostro team, vedete un po' voi, ci potrebbe stare in questa slot Iron Head, qui è un must assolutamente secondo me, che Dynamaxate magari con il contributo appunto di un Helping Hand dopo aver fatto Max Knuckle, cominciate a spaventare in maniera definitiva i follettazzi. Io non vorrei dire altro su questo Urshifu, soltanto il tempo ci dirà se effettivamente era voglia di testarlo e se poi cadrà nel dimenticatoio, oppure se effettivamente una tipologia, sebbene debole, 4 per folletto ma molto utile, perché oggettivamente no, la tipologia di Scrafty è sempre stata competitivamente molto valida anche dopo che sono usciti fuori i folletti, però questa generazione fa un po' storia a sé in virtù di questa Dynamax che permette di acuire ancora di più le debolezze di un lotta buio che contro Togekiss fa veramente fatica, e purtroppo nel 2020 Togekiss è il Pokémon top tier. Detto questo, cari ragazzi, vi ricordo e vi invito a buttarvi ancora una volta, fatevi l'esperienza del Battle Dome, trovate il link per iscrivervi in descrizione, ma affrettatevi perché avete veramente poche ore, lo potete fare tranquillamente anche 2 ore prima della deadline, però ecco, ricordatevelo, e poi iscrivetevi al canale, lasciate un like, nonché venite alle 18 su quello viola che vi aspetto per parlare di questo ed altre cose relative al mondo Pokémon e non. Ciao ciao!